bella ragazzi, siamo Granas e siamo tornati qui per leggere il secondo capitolo della nostra fanfiction Non ti rivedo più, e meno male. Siamo al capitolo 2 e speriamo intanto che nel frattempo abbia scritto altri capitoli la nostra autrice. Ma siamo qui per leggere il secondo. Ci eravamo lasciati con Mateusz che sbratta addosso a lei, a Madison. Madison per gli amici, Maddie. Noi non siamo ancora amici, okay, perché è Dredd. Però gli ho sbrattato addosso, cioè dobbiamo per forza essere amici. Cioè Mateusz è da buon scansinatore, ha aperto la serratura di casa, è entrata per sbrattare addosso a lei. Sì, capito. Non per rubare. Mi alzo di scatto e adesso viene da vomitare a me vedendo la roba che ho addosso. Cioè era pure il tonno di ieri. Il sushi, tutto sushi. Mateusz corre in bagno e si accovaccia per terra vicino al gabinetto per sboccare un'altra volta. Io sono molto utile. Mazza, ma quanto è bevuto? Cioè sbocchi ancora. Perché è qui? Chiedo confusa. A chi però? A volte dorme da me. Mi sono dimenticato di dirtelo. Almeno i pantaloni sono miei, ironizza David per consolarmi. Non hai capito? Se fosse stato in me. Ah no, da Matteo. Se no non avrebbe detto ironizza David. Però prima i pantaloni apri, sì, Matteo. Quindi sì, quindi è da Matteo, stiamo da Matteo. Allora, stiamo da Matteo perché non avevamo capito ancora. Okay. Però siamo da Dredd. Ok, a me i pantaloni sono miei, ironizza David per consolarmi. Posso farmi una doccia? Chiedo con la voce tremante e la testa che pulsa. Lui vede il mio stato e annuisce. Matteo trascina Mateusz fuori dal bagno e fa entrare me dandomi un asciugamano. Riesci a farti la doccia? Chiede indicando le bende. Io so già come va a finire. Questa va a finire con una gangbang dentro la doccia. Sono sicuro. Infatti, ti aiuto io, Mateusz. Che scene che anche ho visto realmente. Urla Mateusz dal nulla con un sorriso malizioso sulle labbra. Evito di commentare dentro in doccia, chiudendo la porta a chiave della doccia, Ma santo sei, la porta della doccia chiusa a chiave. Sì, la porta del bagno è aperta. La porta della doccia. Oh, qua ci dai, ma devo dare una mano però. Sì, sì, una mano. Cerco di non bagnare le bende mentre mi lavo tutto il corpo e mettendo i vestiti sporchi sul lavandino. Dopo pochi minuti mi avvolgo l'asciugamano intorno al corpo e sono costretta a rimettere la biancheria di prima. Per fortuna pulita. Si è pulita da sola. La fatina l'ha lavata. Non ho nulla da mettere. Ma come, ti sei appena messa la bianca? Vabbè, non è che fanno in giro un mutante che quello del reggiseno. Non ho nulla da mettere, urlo attraverso la porta. Tutti i miei pantaloni di calcio sono a lavare. Ti do una mia maglia, dovrebbe bastarti. Non te la darò mai la mia maglia. Apre leggermente la porta per farci passare la t-shirt di David. La indosso e mi arriva circa a metà coscia. Quindi la classica cosa da... Cioè il tumbler. Sì, quella là. Ok, che si vede mezza chiappa. Sì, sì. E pensare che dovrò tornare a casa così. Non voglio immaginare la scenata che farà mia madre. Yemena, cioè. Esco con i capelli gocciolanti e Matteo c'è sul divano su cui ero sdraiata io. Davide è sulla poltrona e Matteo è andato a recuperare qualcosa. Qualcosa. Si respirare da centro anziani. Manca solo il bridge. Cazzo, ma te pare che avrei detto una cosa del genere. Non è per l'alcol, no. È che con quelle gambe davanti a chiunque girerebbe la testa. Ribatte lui riferendosi a me, facendo andare a fuoco il viso. Gli lancio la prima cosa che mi capita tra le mani. Cosa? Una figa. L'accappatoio che c'ha addosso. Matteo torna con un cipiglio. Che è un cipiglio, raga? Con un cipiglio in viso mentre stringe le mani a pugno, facendo diventare le nocche bianche. Cattiva notizia. Cioè, devo nemmeno. A me mi vuole. Ma scusa, non te guardo più le gambe. Cioè. Ho lasciato le chiavi della mia macchina a Fraz. Introduzione di un nuovo personaggio. Ah, yeah. Che riporterà a casa Rebecca. Che cazzo è Rebecca? No. Che cazzo è Rebecca, raga? Cioè. Quindi io non ho la macchina, ma chi lo dice? Matteo, potete dormire qui, ormai è tardi e i miei sono via tutto il weekend. Ah, quindi stiamo da te. Propone David. Dove vanno i miei? Non lo so. Vabbè, chiediglielo, chiama un po'. Oma? Sì, no, volevo sapere che dove siete andati questo weekend. Sì, perché non è... Io ho fatto dormire a casa Rebecca, Madison, Matteo e Mateusz. Mateusz ha sbrattato sul divano. Sì, e lei si è fatta la doccia dentro a chiave. Sì. No, mia madre non sa nulla. Farfuglio sedendomi. Quindi. Tipo così. Le dico che sei rimasta a dormire da me. Tanto mi adora. Dice adulandosi. Aspetta, ma io? No, Matteo. Ok. Ok, ma lui resta lontano da me.
Ma che palle, ma che cazzo, ma perché? Indico Mateusz, che indica qualcosa, che indica che qualcosa nell'aria, indica Davide, che poi Davide indica il joystick. Tipo, diventa la scena di Hitman. Sì, è stato tutto così, no? Ma che devo fare ora? Indico Mateusz, che indica qualcosa nell'aria e si mette a ridere. Ci mettiamo d'accordo e Davide e Mateusz dormono in camera sua. Matteo nella camera di suo fratello e non c'ha una camera, mio fratello, purtroppo. Rompe il cazzo in camera mia. Quindi dobbiamo dormire tutti insieme, mi dispiace. Gangbang. Tutti qua. Ci mettiamo d'accordo con Davide, vabbè. E avrei dovuto dormire in quella dei suoi genitori, ma mi sentivo a disagio, così dormo sul divano. Grazie Matteo per essere venuto al posto di restare in discoteca con gli altri. Tranquilla, sto cercando di dare Mateusz. Non ti avrei mai lasciata da sola. Mezzo ubriaca a casa di due per te sconosciuti? Annuisco senza un senso e gli do la buonanotte. Vengo svegliato dal mio telefono dai troppi messaggi. E mamma! Tutto bene tesoro? Matteo mi ha detto che stavi poco bene. Sei ancora a casa sua? Questa settimana sono via per lavoro. Parto stasera. Torno a casa il prima possibile. Invece ho casa libera. Ignoro. Ci spostiamo tutti da me. Ignoro tutti i messaggi e mi alzo mentre una luce accecante mi fa arretrare. Che mi aspettavo? In fondo è appena iniziata l'estate. La gamba fa meno male. Per fortuna le ferite sono superficiali e mi permettono di camminare. Ma erano gravi? Non si sa, non so guarire. Vado in cucina e sono tutti seduti. Davide e Matteo parlano e Mateusz sembra addormentato. Buongiorno, dico sedendomi con loro. E lei chi è? Mateusz sembra svegliarsi dal suo stato di trance. Ti sei proprio ridotto male, gli dice il suo amico. Cioè sempre io, che a volte c'ha confidenza e mi chiama Davide. A volte sono il suo amico. Sì. Ieri le hai toccato il culo e poi hai sbracciato addosso. Ma come? Riassume velocemente Davide, io perché sono sempre molto sintetico. E perché è qui? Non mi pare che la conosci. Ci siamo conosciuti mentre tu eri troppo impegmato a bere troppo. Problemi? Sputo acida. Ieri si è fatta male e aveva bisogno di cure. Così io e Dredd l'abbiamo portata qui e ha passato una notte. Già, e adesso ce ne stiamo per andare, vero Matteo? Mi alzo al tavolo e piegando il ginocchio sento una fitta che mi fa sedere un'altra volta. Poi sarei io quello che ieri si è ridotto male, ride Mateusz. A fascia tua. Che taglio. Sgrana naso gli occhi notando che non porti pantaloni e mi viene voglia di tirargli uno schiaffo. Andiamo? Chiedo quasi supplicando Matteo e David. Ok Matteo, resta qui ed evita di sboccare in giro per casa. Grazie, e dice ironico David prendendo le chiavi della sua auto. Prima di uscire vedo in bagno e mi infilo i miei jeans puliti ma stappati sul ginocchio e infilo le Vans. Come fai ad essergli amico? È insopportabile. Chiedo a David una volta usciti di casa. A volte me lo chiedo anch'io. A volte me lo chiedo anch'io. Era questo. E finisce qui il secondo capitolo. Allora, abbiamo letto questa storia su Wattpad. Se vi è piaciuta, arriviamo a 5.000 like. E speriamo che continui continui con altri capitoli questa storia. Se no, abbiamo comunque altri fanfiction da leggere e continueremo leggendo quelle. Speriamo che questa serie vi stia piacendo. Noi, come sempre, ci becchiamo al prossimo video. Dai, grazie, è tutto. Ciao. Ciao.